E quello che avete appena ascoltato era il Capriccio opera 1 numero 5 in la minore di Niccolò Paganini, naturalmente non suonato sul violino ma sulla fisarmonica del maestro Gianluca Campi. Lo abbiamo appena citato proprio perché la sua musica andrà a partecipare a uno degli eventi che ci ha citato la dottoressa che abbiamo intervistato poco fa, quella che ci parlava appunto della musica di Astor Piazzolla nel libro Una vita per la musica, Maria Susanna Azzi. E adesso invece andiamo a Genova con Gianluca Campi. Pronto? Sì, pronto. Buon pomeriggio a tutti i teleradioascoltatori di Radio 3 e naturalmente a te, Maya. Grazie. È un enorme piacere essere qui con voi oggi. Ecco, siamo molto felici di poter avere un fisarmonicista subito dopo aver parlato di bandoneon, perché sono due strumenti che possono sembrare molto affini, però nelle dinamiche sono molto diversi, è così, maestro? Sì, certamente, fanno parte, diciamo, della famiglia degli strumenti aerofoni. Accomuna, diciamo, il mantice, però il bandoneon, come quello che suonava Astor Piazzolla, era oltretutto diatonico. E vale a dire, ovviamente in parole esplicite per quelli che ci ascoltano, che con un tasto, aprendo il mantice, fa una nota e chiudendone fa un'altra, quindi avendo due tastiere bisogna avere quattro schemi in testa. La fisarmonica è un'altra cosa, sta, diciamo, risaltando molto anche tra cui la moda del tango, appunto perché si assomigliano anche come suoni, ecco. Diciamo che si assomigliano. Lei è d'accordo con la definizione? Diverse. È d'accordo con la definizione che dava Piazzolla, quella che abbiamo citato poco fa, cioè che il bandoneon fosse concepito in realtà per una musica fondamentalmente triste, mentre la fisarmonica ha un suono che la rende più vicina a un repertorio più spensierato, più allegro, un repertorio popolare più vicino a delle realtà così leggere. Sì. Ma sì, il bandoneon sì, ha un po' il suono così triste, quindi anche questa storia dell'immigrazione, perché è uno strumento che non nasce in Argentina ma bensì in Germania, sì. Ed è stato concepito per la musica liturgica, tra l'altro, come spiegava Astor Piazzolla in un filmato, ecco, cosa che poi durante questo viaggio appunto in Argentina dalla musica sacra tra virgolette si è messo, diciamo, a suonare anche la musica del tango, sì. Ecco, ma la fisarmonica sì, perché diciamo si sottolinea a volte l'abbinamento con la musica allegra, perché nasce da radici popolare, no? Sì. E quindi si pensa a questo, però se noi andiamo a pensare per esempio il tipico suono a livello timbrico della musica francese, c'è anche un velo di malinconia, certo, anche su questo strumento. Assolutamente. Ecco, quello che lei fa invece, che fa lei come fisarmonicista, è un'altra cosa ancora, cioè quella di riprendere un repertorio che non nasce per la fisarmonica, ma come sappiamo nel caso dei Capricci di Paganini nascono concepiti per il violino, per il virtuosismo del violinista, e li riporta alla fisarmonica. Come mai questa operazione, Campi? Allora, qui sì, ci sarebbero tante cose da dire, sì. Perché la fisarmonica, vabbè, come abbiamo detto, nasce da radici popolari, poi si è trasformata col tempo in uno strumento nobile, innanzitutto attraverso le trascrizioni, perché diciamo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento non c'era proprio una musica originale scritta per questo strumento, sì. E poi si è arricchita naturalmente con la musica originale, con i compositori attuali, però innanzitutto un vero artista deve eseguire, diciamo, un vasto repertorio che parte dal periodo, per esempio, dal periodo barocco al romanticismo, fino ad arrivare ai tempi nostri. In questo caso sarebbe scontato dire che io, essendo genovese, quindi cresciuto con la musica di Paganini, ho seguito anche per un po' di anni anche il concorso internazionale per violino. Quindi c'è un'affinità, diciamo, anche. Eh sì, ma sarebbe scontato, perché poi aggiungo anche questo: Niccolò Paganini, a mio avviso, e non solo, poi ci sono le testimonianze, è stato un musicista che ha ispirato sia nel suo tempo i vari compositori come Chopin, Liszt,
Schumann e quindi fino ad arrivare a Rachmaninoff eccetera, agli strumentisti attuali, per esempio i capricci eseguiti per chitarra sola o sì, per flauto solo, e io ho detto perché non per con la fisarmonica. Allora facciamo così, ecco, continuiamo ad ascoltare il suo lavoro, adesso ascoltiamo il capriccio opera 1 numero 21 in La maggiore di Niccolò Paganini nella trascrizione del maestro Campi per fisarmonica. Questo era il capriccio opera 1 numero 21 in La maggiore di Niccolò Paganini nella trascrizione del maestro Gianluca Campi. Le chiedo, Gianluca Campi, con quale criterio ha scelto questi 7 capricci nell'opera di Paganini? Allora, innanzitutto ovviamente magari chi ascolta, per esempio i violinisti, volevo ecco precisare che essendo uno di 24 capricci uno dei più grandi capolavori per violino solo, sì, qui avete potuto ascoltare che vi è anche un po', come si dice, l'aggiunta dell'accompagnamento della, sì, mano sinistra, no? Dato che la fisarmonica si suona a due mani, e quindi tanto già pensando a Robert Schumann, che è, oltre a, per pianoforte solo, composto
quindi per due mani, appunto i capricci di Paganini, e quindi anche l'accompagnamento per violino e pianoforte. Ho voluto poi quindi rielaborare, ecco, le elaborazioni così chiamate, aggiungendo l'accompagnamento della mano sinistra. I sette capricci che sono andato a registrare per questo lavoro discografico, ecco, per esempio come il primo che avete ascoltato, è una sorta di moto perpetuo che sono delle note molto ravvicinate, ecco, se possiamo dire così, che per fisarmonica è molto adatto, no? Sì. Anche come tecnica. Quindi le ha scelte col criterio dell'adattabilità, cioè quelle che erano più in qualche modo vicine. Sì, anche se ce ne sono alcuni meno adatti, perché comunque la caratteristica proprio del violinista sono questi salti enormi, no? Perché sì, anche Liszt, quando ha rifatto la campanella per pianoforte, oltre a risaltare il maggior virtuosismo del suo strumento, si sentono questi salti che sono quasi impossibili. E allora ho voluto lasciare anche con la fisarmonica questa sfida, che è un po' imprevedibile, se andiamo a vedere, ecco, perché la difficoltà per il violino si sa, perché parte tutto dall'intonazione, sì, questo virtuosismo nuovo che ha tirato fuori il violinista genovese. E invece, anche se noi abbiamo il tasto tra virgolette già con la nota pronta, però abbiamo un altro tipo di difficoltà, essendo quindi una trasmissione, no, che si rapporta da uno strumento all'altro, fino ad arrivare a questi salti enormi che veramente sono difficoltosi. E ho voluto anche includere anche questi capricci con questi salti, anche, ecco, se non sono molto adatti, ecco, per fisarmonica. Nel frattempo arrivano gli sms dei nostri ascoltatori che stanno apprezzando, devo dire. Egli ci scrive: sento nominare Cherubini e la fisarmonica, il mio pensiero corre al nostro Salvatore di Gesualdo, che insegnò a Chicago invece che in patria. È stato un suo maestro, come dire, un suo riferimento, Gianluca Campi? Diciamo che io, allora, Salvatore di Gesualdo, che è stato un grande maestro, che ha portato alle massime, diciamo alle alte vette, sì, di questo strumento. Sì, io ho un po', come si dice, un po' la mia natura è un po' quella dell'anticonformismo, ma non è che lo faccia apposta, tanto è vero che facendo queste elaborazioni qui è un po' fuori dal genere prettamente, ecco, sì, classico. Sì, quindi lo classico. Considera un grande classico come riferimento. Sì, una disciplina. Invece Eugenio ci dice: meravigliosa la fisarmonica, strumento democratico e trasversale. Come interpretiamo questo messaggio, maestro Campi? Sì, è un po', la fisarmonica è un po' anche uno strumento camaleontico, no? Non voglio dire che si allontana dal suono diciamo originale dello strumento, perché anche facendo queste elaborazioni comunque suscita curiosità anche da parte, sì, non solo dell'artista, ma anche dello strumento a livello timbrico, ma il suono è sempre quello, no? E diciamo, posso interpretarlo in questa maniera, ecco, che comunque è uno strumento che è universale, ecco, sì, che si presta a molte versioni. Tant'è che lei ha anche inciso il centone dei sei concerti per violino e orchestra, per fisarmonica sola. Adesso ci andiamo ad ascoltare il rondò del concerto numero 2 in si minore, ovvero la campanella. Thank you.
pezzo da bis, la campanella di Niccolò Paganini in questa versione per fisarmonica di Gianluca Campi. Maestro Campi, eccole, ancora con noi, vero? Sì, eccomi. Allora, come ama concludere i suoi concerti? La campanella fa parte dei suoi bis? Sì, diciamo che è il mio cavallo di battaglia, di la verità. Il pezzo penso che sia tra quelli più famosi, ecco, sì. Di Niccolò Paganini. È un pezzo veramente fantastico, no? Anche dal punto di vista, ecco, del tema, queste variazioni scintillanti, ecco. Ma io amo sempre concludere anche attraverso anche gli arrangiamenti personali, come attraverso la musica da film, fino ad arrivare anche al tango argentino. Per quello poi ho questa bellissima occasione, poi il 25 di settembre all'accordion show di Cremona, insieme all'autrice che avete intervistato prima, la Maria Susana Atti, sì. Su Astor Piazzolla. Che brani suonerà in quell'occasione? Adesso non ho presente, però sicuramente tutti i brani di Astor Piazzolla. Li sta preparando, li sta scegliendo, anche perché manca molto tempo. Sì, comunque sono brani che già si sa, però insomma ci si consulta poi poco tempo prima, certo. Ecco, col trio e via. Allora, siamo pronti a questo punto per ascoltare un ultimo estratto dal suo lavoro discografico. Si tratta dell'Allegro Maestoso dal concerto numero 4 in Re minore. Con questo brano io la saluto, grazie davvero di essere state al telefono con noi. Le faccio tanti auguri naturalmente per questo periodo di difficoltà, per tutti i musicisti e tutti coloro che erano abituati a frequentare i teatri. Speriamo di riaverla presto anche lei sul palco, ma a questo punto ci godiamo almeno questa incisione discografica. Grazie ancora a Gianluca Grazie Campi. A voi. Grazie a tutti voi, grazie veramente.